Prima ci ha fregato con il sorriso, poi con le lacrime e poi con il no, diciamo il gesto comune. Io ho paura quando parla Sergio. No. Ci hai voluto incontrare e noi non aspettavamo altro. E se dovessi dire che cavolo ci facevi tu a Potenza, non lo so ancora. Tutto nasce da uno scherzo, non sapete come nasce questa storia, che ci fa questa qui. Vogliamo sapere. Beh, nasce, paradossalmente nasce da uno scherzo e da un affetto indotto. Lo scherzo era durante una cena. Beh, che fai? Che cavolo stai a fare a Roma? Vieni qui, cioè, vedi come siamo belli, buoni, bravi e simpatici. Boom! Simpatici. Era stata presentata, tra virgolette, da Simona, che era una sua discepola, anzi era una sua fan, a dir la verità, più che discepola, perché rompeva le scatole, Camilla. Finalmente arriva questa Camilla, arriva in un corso a Potenza. Sembravi di ceo ci fa, ma sicuro che questo è proprio così come mi dicono. Poi sono un poco così, sono un poco molto grossolano in queste valutazioni. E poi era così sorridente, così buona e così brava, ho detto che questa ci piglia per i fondelli tutti. La storia ora la racconto tutta, perché a fine giornata, tra virgolette, a fine giornata, insomma, ridendo e scherzando, propongo al direttore generale, che era Gian Piero Maruggi, di questa ipotesi, molto, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, con un endorsement, come l'avrebbero chiamato gli americani, della tua discepola. Vado da Maruggi e gli dico: guarda, c'è questa possibilità, belle, buone, brave, simpatiche, dolce, una serie di aggettivi che molti non la conoscevo da poco. Insomma, andiamo a Roma, incontriamo Camilla in Piazza del Popolo, da Canova, in uno dei due bar di Piazza del Popolo, tra un caffè, il direttore generale, il direttore amministrativo. Lui non contava. E insomma, il direttore generale dell'epoca fu, come dire, dice: noi siamo qui, no? Ti disse: noi siamo qui, ci pensi se vuole. E tutto quindi è nato per un gioco. Il passo per lei doveva essere anche grande, lo fece. E quando arrivò l'8 marzo, che era la festa che facevano in ospedale, con tutti gli stand, e lei venne come ospite, si rese conto un poco di che era il momento che facevamo di iniziativa di Vicini dalla Nascita. E quindi lei vide, insomma, anche questa atmosfera, vide questa atmosfera molto olistica da parte di tutti. Insomma, cioè, è stato un bel momento. Devo dire che Gian Piero Maruggi riuscì a darci in quel momento un'energia giusta, e così venne a fare il concorso, e lo vinse solo perché era brava, non perché aveva avuto l'incontro col direttore generale, che nel frattempo era cambiato, perché quando ci fu il concorso il direttore generale non era più Maruggi, ma era Maglietta. Esatto. E il quale Maglietta, devo dire, perché anche questo è un ex, e gli dobbiamo dare entrambi l'onore delle armi, alzò le mani, disse: beh, se pensate che sia stata la scelta migliore per il San Carlo e per la Basilicata, perché vi voglio ricordare che voi, neonatologia, siete la Basilicata, non siete il San Carlo, a scanso di luce. Se pensate che sia la scelta migliore, andate avanti. Poi ovviamente, se io devo fare una scelta, la farò coerentemente. Lei fece ovviamente un... Ma perché sono lungo o perché sono interessante? C'è interessante. Ok.
Però ve la dico la storia, perché sennò alla fine sembra che è arrivata così e calata da papalla, e invece le cose non stanno, le cose non stanno così. E quindi arrivò con un curriculum, con libri, cariole, eccetera, eccetera, per cui la commissione che arrivò, pur di non leggere tutto il suo curriculum, ha detto no, hai vinto tu, basta che ci eviti, basta che ci eviti tutta sta roba da lei. Lo so, lo vuoi dire a me? Perché nel frattempo io ero diventato il suo counselor, quindi mi facevo da badante, da consulente, eccetera, eccetera. E finito il primo momento, doveva entrare in reparto. Sapete a che ora è arrivata qui a Potenza? Pochi lo sanno. Il 31 dicembre alle 10:30 di sera. Alle 8 la vado a prendere in stazione e andiamo a fare Capodanno. Sono andata a prenderla. Mettiamo il condiviso. Sì, no, la dottoressa Pesce, se non mette tre puntini sulle i, pensa che le i non siano i. Quindi ha necessità. Allora, alle 8 di sera la dottoressa Pesce l'è andata a prendere. La va a prendere e io la porto al cenone in casa di amici, eccetera, eccetera, eccetera. A casa di caccia da